anno zero. Mentre l'Italia in questo momento sta attraversando ancora un momento delicatissimo e difficile, nel quale sono morte molte persone, nel quale i parenti stanno ancora piangendo la scomparsa dei loro cari, dove ad esempio negli ospedali e nelle RSA, nelle case di riposo, abbiamo molti malati, molti anziani che non riescono a essere seguiti dai parenti perché le restrizioni non lo permettono, e in questo stato dove gli imprenditori, le aziende, i dipendenti, gli ambulanti, i commercianti, tutte le categorie stanno, i parrucchieri, tutti stanno tribulando in maniera molto pesante per poter capire come fare, andare avanti con mille difficoltà, su Rai 1, Canale 5, Rete 4, sui giornali, il tema è ancora la messa di Galignano, interrotta, un non tema. Perché è un non tema? Perché non si vuole cogliere nel segno il problema e ognuno attinge quello che gli interessa per fare propaganda. A Galignano il problema non esiste, non è un tema neanche da trattare, perché l'errore in origine non è stato fatto dallo Stato, ma è stato fatto dal prete. Dimentichiamo l'intervento dei carabinieri e dello Stato in chiesa. Seguitemi, dimentichiamolo, perché questo è l'effetto. Ma l'effetto c'è perché c'è una causa. La causa cos'è? Che in questa chiesa c'erano delle persone che non dovevano esserci. Punto. Queste persone sono uscite dalla loro casa e sono andate in chiesa con una volontà. C'era una messa con l'intenzione. Non dimentichiamo che molte persone non hanno potuto neanche fare funerale. E qui parliamo di una messa con l'intenzione. E quindi sono andate lì in chiesa per la loro messa, per i loro parenti. E c'erano sei accoliti, ha detto il parroco, sei ministranti, neanche nei pontificali e neanche nelle celebrazioni papali il Papa aveva sei accoliti, anche recentemente, anche nel Triduo quasi. E cosa succede? Che il problema non è l'intervento quindi dello Stato, ma il problema è che la CEI e la diocesi hanno scritto ormai da diverso tempo, ancora dal Triduo Pasquale, quindi prima di Pasqua, le disposizioni che i parroci devono osservare, ovvero le messe si possono celebrare, vanno celebrate, le liturgie, ma a porte chiuse. Punto. Ridico ancora la parola. Punto. Quindi in chiesa non possono entrare i fedeli, ovvero l'assemblea si chiama. Perché c'erano queste persone a Galignano allora? Perché ci sono queste eccezioni? Perché alcuni parroci non rispettano il diritto canonico che invocano dicendo che i carabinieri l'hanno violato perché la celebrazione non si può interrompere? Lo stesso diritto canonico prevede obbedienza alla CEI, ai vescovi chiaramente, perché i parroci devono obbedienza e quindi devono rispettare le regole. Ciò non è avvenuto. È inutile dire la Chiesa è grande. La chiesa di Galignano è grande, ma in diocesi e in altre chiese ce ne sono ancora di più grandi. Allora cosa facciamo? Perché è grande decidiamo, io 5, tu 6. No, ci sono delle regole, non dello Stato, della Chiesa. Se tu, sacerdote, non riconosci, non condividi queste regole, puoi anche non condividerle, ma non puoi non rispettarle. E qui entra in gioco questo tema. Sia il decreto dello Stato e sia il decreto, le regole della Chiesa, possono piacerci e non piacerci, possono essere anticostituzionali, possono essere condivise. Nei supermercati vanno più pericolose, ma non è il problema adesso di capire se ci piacciono o non ci piacciono. Non è questo il tempo e il luogo. Il problema è molto semplice. Se tu sei prete, devi rispettare le regole che ti vengono dette. È semplice. Tutta la diocesi, tutte le diocesi e tutte le parrocchie stanno facendo le messe a porte chiuse, si sono attrezzati con gli strumenti per poterle trasmettere, e chi non riesce ha fatto degli avvisi per seguire su Rai 1 o su altri canali la messa del Papa o le messe delle diocesi sui canali diocesani e quant'altro. Punto. Il problema non c'è. Quindi, voi capite che tutta questa tematica, che nessuno vuol dire, addirittura ho sentito su un canale YouTube che il carabiniere avrebbe preso il microfono al prete, gente che non ha visto neanche la registrazione che è in rete a livello generale, perché poi la messa è stata interrotta non con quei due filmatini che fa sempre vedere su Rai 1, Canale 5, Rete 4, dove entra il carabiniere con la mano così, no, prima è accaduto qualcos'altro, andate a vedervi così capirete che qualcuno ha interrotto la messa e non è stato il carabiniere, ma è stato... Capitelo voi da soli. Poi è interessantissimo che alla fine della messa vengono fatte ad esempio le estrazioni delle lotterie. E allora se vogliamo essere fiscali, ma qui entra in gioco un argomento delicatissimo che non bisogna trattare, le lotterie per essere fatte devono essere autorizzate, la Guardia di Finanza è a conoscenza delle lotterie che vengono fatte a pagare le tasse e quant'altro, no? Però
entra in gioco sempre la parola beneficenza, e beneficenza non trasparenza vuol dire sinonimo non trasparenza. E allora, poi voglio dire una cosa, io ve lo dico con molta chiarezza, non c'è nessun prete, nessuna diocesi, nessuno che ha interesse a chiudere le chiese. E provate a capire perché non c'è interesse a chiudere le chiese.